quali nominativi avete trovato sufficienti notizie e su quali altri invece di questa lista non si è trovato nulla dalle fonti che avete per adesso visionato. Noi non abbiamo trovato nulla di due nominativi, sì? Di Usilio Roberto e Levi Graziella. Che Levi Graziella non è risultata neanche sorella di Levi Anna Paola, che era l'altra Levi che abbiamo nell'elenco. I Calò e i Rossi. Quindi avete già parlato con la dottoressa Tura dell'archivio di Stato. Non lo so, è interessante per noi che viviamo a Bologna capire cosa è successo direttamente a Bologna, perché si parla sempre in generale e non di noi. Invece per quelli per i quali c'è qualcosa, cerchiamo di produrre queste schedine che avete visto che vi ho mandato, il più possibile fatte in questo modo, che da una parte esplicitate la fonte e in parallelo quello che da quella fonte avete vinto. Censisce tutti i cittadini, invece fu fatto un censimento soltanto per le persone di razza ebraica. Cannobio, dove si trovava il fratello minore che era gravemente malato di tubercolosi, e nel settembre del 45 poi fece il ritorno a Bologna. E Carlo Todesco sappiamo che è ancora vivo e residente sempre a Bologna. Il periodo brutto è stato nel 43, cioè appena andato in collegio, soprattutto nel primo collegio, che era veramente un posto molto squallido, e fra l'altro solo dopo qualche mese la mamma capì e ci mandò mia sorella Marisa. Sappiamo che vostro padre era uno scienziato importante, gli hanno anche dedicato un asteroide, però non sappiamo niente del periodo della sua gioventù dopo gli anni del 38. Che cosa sapete raccontarci al riguardo? Io sono convinto che ci fosse un meccanismo di rimozione volontaria. E lui ci ha mandato una lettera in cui ci racconta appunto queste cose e ci ha anche detto che si è diplomato qui. Al Crescenzi Pacinotti, e con una maturità amministrativa, la maturità 52 o la maturità 53 o al massimo la maturità 54, lui non si ricorda. Guardate gli elenchi, ci sono nomi, sono... Fuori gli stessi, li abbiamo trovati, Oh, eccolo lì. Franco? Sì. Nato nel 34? Esatto. Questo approccio non sempre fornisce un quadro storico generale, infatti uno ha la sensazione come di avere tanti pezzettini di puzzle ma non avere il quadro complessivo. Altri 12 ebrei vengono catturati sul territorio bolognese e di questi solo uno tornerà vivo, si salverà dalla deportazione.